Vai. Vai. Amici, vicini e lontani, e questa questione del coronavirus ci permette di fare alcune considerazioni sul ritardo della cultura italiana, o per meglio dire sul fatto che in questo strano paese comandano persone che, oltre che delinquenti, sono anche gravemente ritardati culturali e ritardati mentali. Cerebrolesi si chiamano. Quando è scattata l'operazione coronavirus, che io chiamo giustamente colpo di Stato, e io ho percepito subito, anche grazie a un avvenimento particolare, che è quello che io me lo sono preso veramente, ovvero sia il sottoscritto è uno dei pochi che è stato colpito dal coronavirus. So cosa significa essere colpito dal coronavirus e so cosa significa curare in maniera adeguata i pazienti colpiti da questo virus. Su questo argomento abbiamo già parlato molte volte e ci sono anche moltissimi studiosi che hanno detto la loro, chi più, chi meno, chi in maniera adeguata, che in maniera non adeguata, tutti a contestare le iniziative prese da questo pseudo governo. Per farvi vedere cosa significa affrontare in maniera moderna, attuale, un problema come la diffusione di un virus dell'influenza, perché di un particolare virus dell'influenza si tratta, è un virus dell'influenza, ce ne stanno tante, c'è anche questo. No, questo è il 19, questo è il numero 19. Che questo virus poi abbia delle proprietà piuttosto pericolose per l'organismo di colui che è stato colpito è altrettanto vero. Si tratta però di vedere come e in che modo questa società, che pretende di saperla lunga, in realtà non la sa lunga. E noi dimostreremo, non soltanto questa sera, che il controllo sociale, pubblico e civile, parte dei PETI, è uno dei condizionamenti particolari che spiega il regresso culturale di questo paese. No, aspetta, non soltanto dell'Italia, anche di tutti i paesi che sono stati pseudo-infettati, a partire dal Giappone, dalla Cina, gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, anche la Spagna, tutti infettati e tutti trattati allo stesso modo da pecoroni di gregge condotti al macello. Adesso qui il problema è più complesso, perché io francamente non ritengo che l'ambiente anglosassone sia equiparabile a quello italico. Qui c'è una presenza costante e di carattere retrogrado, caratterizzata dal potere assoluto della Santa Sede, che comanda attraverso le sue vie, a maggior ragione poi comanda nella misura in cui chi commenta le decisioni prese da questo governo cerca in tutte le maniere di nascondere per quali vie arrivano certi ordini, che poi in qualche modo leggeremo qui in questo articolo che abbiamo incominciato a leggere qualche giorno fa, è ricavato da Panorama. Per il momento voglio far vedere due cose. Esiste una letteratura che non è mai stata citata, questa ad esempio.
Manuale di batteriologia clinica. Manuale di batteriologia clinica. Non mi sembra, questo è un testo. Questo è un testo di 800 pagine. Non voglio dire con questo che tutti coloro che si sono esibiti nelle pubbliche televisioni siano fior di ignoranti. Dico che questi testi sono sufficienti per affrontare con spirito di modernità le malattie e non affrontarle come sono state affrontate nel Medioevo, anzi, no, più volte anche abbiamo replicate allo stesso modo adesso, come agivano nel Medioevo, quando però non c'era la cultura tecnica, scientifica. Noi non abbiamo perdono. Noi abbiamo più volte citato, nelle chiacchierate che abbiamo fatto assieme, noi abbiamo più volte citato l'opera veramente meritoria di un noto, notissimo economista italiano che in un suo libretto ha narrato le vicissitudini che sono occorse alla cittadinanza della Toscana durante la famosa epidemia detta del Manzoni, cioè quella descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. La cosa più dettagliata, perché si può arrivare con facilità all'opera, l'abbiamo fatto vedere tante volte, la cosa più interessante è questa, che all'inizio dell'epidemia, che si è iniziata a ottobre, dalle parti del lago di Como, come ben racconta il Manzoni, addio acque, vabbè, diceva Lucia mentre scappava sulla barchetta, quelle barchette tradizionali del lago di Como. Addio monti sorgenti dall'acque, che poi praticamente è una poesia. Allora, circa due giorni dopo, siamo nel 1630, siamo nel pieno delle scorribande di eserciti, che sono quelli che hanno provocato Franco, spagnoli, tedeschi, hanno provocato la pestilenza. Vabbè, adesso la pestilenza è fra americani e cinesi, ma insomma siamo sempre lì. L'Italia è sempre percorsa da cose strane agli italiani. Gli italiani partecipano semplicemente per il loro servilismo. Due giorni dopo l'inizio dell'epidemia, così come era stata riscontrata sul lago di Como, il Granducato di Toscana era già informato e stava organizzando il sistema per affrontare questa epidemia. Due giorni dopo, siamo nel 1600, dell'anno di grazia 1630, va bene? Qui in questo paese devoto alla Madonna, le iniziative per contrastare il contagio sono state prese qualche mesetto dopo. Nel contempo c'è stato chi ha ritenuto necessario irridere alle preoccupazioni delle persone e muoversi come se niente stesse per accadere. Questa è una differenza fondamentale da un'epoca che poi tra l'altro era un'epoca trucida, ricordiamocelo bene. E questa epoca che
definire preda delle credenze clericali è dir poco. Quindi le conoscenze nell'ambito della batteriologia ci sono, non ho visto nessuno, e men che meno Sborioni. Tra l'altro Sborioni, dopo averlo sfruttato e averlo anche ampiamente pagato, l'hanno liquidato, gli hanno detto vedi di toglierti dai coglioni, e questo dopo aver abbozzato a una piccolissima autodifesa ha fatto le valigie e se n'è andato, perché qualcuno gli ha detto vedi caso, togliti dalle balle, se no è probabile che ti facciamo restituire i soldi che ti abbiamo dato finora. Cosa dici, Orazio? Non ritieni anche tu che Sborioni sicuramente oramai non era più credibile e portava svantaggio alla sua fazione? E quindi... Allora, un'altra cosa molto importante, perché il pensiero del grande medico Nicola Pente, ecco qui uno dei testi fondamentali. Patologia medica sintetica, volume primo. E dovrebbe avere almeno intriso culturalmente, se non operativamente, la mente di qualcuno che si definisce medico. Beh, qui abbiamo questa opera delle considerazioni di una attualità incredibile. Questo libro è stato stampato, mi pare, nel 38. Questo testo è stato stampato nel 38. Lo prenderemo come riferimento per altre considerazioni. Al momento ci basti una piccola considerazione che ho trovato in fondo pagina. Attenzione, perché queste persone che commentano queste cose non riescono a spiegare per quale ragione tante persone hanno preso la malattia e tante altre no. Io ho passato un certo periodo, perché era al di fuori del mio pensiero, non ci facevo caso, non ci pensavo, però come tutti ricordi io già stavo male. Da almeno due anni. Mi era diminuita enormemente la forza, l'energia, e soprattutto mi fermavo ogni tanto a tossire come un matto. Non avevi più ossigenazione del sangue. Ecco la quando alla fine mi fecero le analisi, io ero veramente estremamente contagiato. Bene, sono stata l'unica persona nel mio ambito familiare, che come tu ben sai è numeroso e che io ho regolarmente contattato, che abbia preso il virus. Nessuno ha parlato di queste cose, se non in termini generici, banali. E io vi leggo un paio di frasi che dimostrano in quale maniera i cosiddetti medici italiani di oggi, quelli ufficiali, siano retrogradi. Erano molto più evoluti quelli del 1630, come ho dimostrato prima, e come dimostrò in questo importantissimo testo il professor Cipolla. L'indirizzo anatomopatologico, per sua natura localistico, non è d'altronde in contrasto col moderno indirizzo clinico unitario, che vede nella malattia sempre un processo generale di tutto l'organismo. Se questo è vero, se ogni malattia è per definizione una malattia totius substantiae, totius substantiae,
Tuttavia, nella genesi e nella sintomatologia di essa, l'alterazione organica localizzata, soprattutto quella iniziale, ossia il vero punto di attacco della causa morbi all'edificio organico, ha un'importanza che oggi si va dimostrando sempre più grande. È vero che una volta in ospedale a me mi hanno rigirato come un calzino, ma ero all'ospedale ed ero un signor ospedale ed ero un signor reparto. Potendo rigirarmi come un calzino, l'hanno fatto. Ma non credo che siano stati molti a farlo in tutta Italia. Se penso che nell'ospedale dove eravamo in 10, e ci sono stati dei centri che curavano, dicono loro, centinaia di persone, beh, evidentemente a me mi hanno fatto quello che mi dovevano fare, compresa l'attacco, e non credo che agli altri abbiano fatto un granché, soprattutto agli anziani che sono morti nelle case di ricovero e cura. Anche lì il problema è piuttosto grosso e riguarda già una certa percezione, c'è stata, se ne è parlato, ci sono dei magistrati che in qualche modo stanno indagando, ma c'è poco da indagare se non c'è dietro una cultura come questa del neo-ippocratismo, che prende in considerazione tutti gli aspetti possibili, immaginabili, di un eventuale contagio, se di contagio si è parlato o si dovrebbe o si dovesse parlare. Oggi noi sappiamo che non basta che la gente morbigino si fissi alle cellule di un organo, come sono andati a cercare questi signori qui, dove alla fine prima si erano sbagliati e hanno provocato la morte di tante persone. Poi quando hanno capito dove la gente morbigino si era andato a fissare in certi organi, hanno anche messo in pratica una cura che era banalissima, che sarebbe stata banalissima e anche poco costosa. Del plasma? La salvo del poi plasma. Salvo, appunto, la reazione dell'industria che ci voleva guadagnare sopra. E anche su questo argomento io potrei parlare a lungo, perché ho il prontuario dei prodotti utilizzati negli anni 20. Ma lo leggeremo un'altra volta. Che si sono dimostrati attivi anche oggi. Tu parli, per esempio, del medicinale che si usava, del chinino parlavi? Certo. Il chinino, soprattutto quello che noi chiamiamo chinino di Stato, che opportunamente hanno fatto sparire, perché costa poco. Io sono stato curato col chinino. Oggi noi sappiamo che non basta che la gente morbigeno si fissi alle cellule di un organo. Occorre che queste cellule elaborino una sostanza chimica attivatrice o sensibilizzatrice, la quale, agendo come un catalizzatore della chimica, come una chinasi, attualizzi l'agente causale e potenziale e gli permetta di intossicare la cellula. Avete capito cosa scriveva il grande professor Nicola? Aveva già capito l'intrusione del virus nella cellula. È naturale. Nel 1920, eccolo qui, cari amici. Se non c'è l'intermediario, l'operazione non funziona. E l'intermediario deve essere colpito da farmaci adeguati. Ora lì. L'intermediario, altrimenti detto innesco, catalizzatore. Il catalizzatore non funziona niente, non parte.
Parleremo poi di queste cose un'altra volta, faremo vedere di nuovo questo. Bioetica e cultura della prevenzione. A cura di Giulio Tarro. Professor Giulio Tarro, sì. Si è preso in questi ultimi mesi una posizione molto dura nei confronti di questi curatori. Cialtroni. Cialtronazzi. Eccoli qui un altro. Una medicina per la gente. Giulio Tarro. Come dice le cose come stanno, perché lui è uno studioso vero. Candidato due volte al premio Nobel, non gliel'hanno dato semplicemente perché è un ricercatore serio, mica vero. Non avrà voluto prendere le tangenti dalle farmaceutiche. Esattamente, esattamente. Bravo, così. E allora, ci sta un'altra cosa che voglio far vedere. Ne parleremo nei prossimi video che faremo di questo libro. Chi comanda davvero in Italia? Mario Giordano. Beh, non è un grande pulpito Mario Giordano, eh? Grande? Non è che sia un grande pulpito Mario Giordano. Ah, Mario Giordano è uno che comunque pare, questo libro l'ha scritto quando era giovanissimo, guarda. Sì, sì. E no, queste, no, vabbè, insomma, elencate, sono elencate una tale serie di forme di asservimento nei confronti delle multinazionali che spiegano in maniera molto chiara, ecco perché è utile questo libro, spiegano in maniera molto chiara come automaticamente l'ambiente medico italiano si adegua alla volontà delle grandi multinazionali, è automatico. E quando le multinazionali vedono l'opportunità di scatenare una situazione particolare di panico, di rientrare dagli investimenti, investono sulle persone, quando arriva il momento aspettano il panico per poter incassare. È naturale. Questa situazione è stata ampiamente descritta in un ottimo intervento di Diego Fusaro, il quale ha descritto con le parole più acconce la situazione. Quindi non sono il solo io, che peraltro per la mia pregressa esperienza so quello che devo dire e come devo parlare, ma ci sono altre persone che sulla base della loro cultura hanno capito perfettamente cosa stava accadendo. Chiaro? La moltiplicazione dei malati, la moltiplicazione dei morti, a tutt'oggi non si dice ancora di che morti sono morti i morti che vengono elencati ogni giorno. Numero dei decessi, di che? Di che? Morti per droga. Ma certo, oppure per quelle droghe, per quei farmaci che per quei poveracci si sono considerati, vanno considerati come droghe. Certo. E allora, se mi permetti un minuto, io vado a prendere un altro testo, perché è importante. Perché la battaglia che hanno fatto contro il chinino è obiettivamente una battaglia di retroguardia in ogni caso, perché il chinino basta e avanza. Voglio far vedere agli amici quanti prodotti c'erano in commercio nel 1928. Ma direi una quindicina? No, meno. Insomma, quelli che ho qui, però li voglio leggere, li voglio far vedere.
Siamo in attesa del ripristino delle trasmissioni. Non si vede luce. Specialità medicinali. Questo è un prontuario del 1928. Abbiamo la china La Roche. Tintura di china Loxa, tintura di china rossa, tintura di china Calissaia, vino moscato di Siracusa. Accidenti! Come solvente. Ah, hai capito. Un bicchierino prima dei pasti come aperitivo. Ah, ottimo. Se l'avessero data, io l'avrei accettata con molto piacere. Io mi ricordo che da bambino mia madre mi dava il bicchierino di china, un bicchierino di ferrochina Bisleri. Ah beh, c'era il ferrochina, sì. C'era anche, che è durato per moltissimo tempo. Che si può fare anche tranquillamente. Io per un certo periodo l'ho fatto il ferrochina, facevo la soluzione di china, della corteccia di china che trituravo a mano. Lo tenevo in soluzione nell'alcol a 90 gradi e poi lo mettevo sopra alla lematura di ferro. Ce lo lasciavo per qualche mese e quello era il ferrochina, praticamente. Poi abbiamo chinifebrina Monnier. Capsule contenenti ognuna solfato di chinina, cloridrato di chinina, antifebbrina e paraformaldeide. Poi abbiamo il chinoformio Lacroix. Poi abbiamo il chinoteina cloridrato serono. Poi abbiamo il chinoteina salicitato serono. E questo tanto per dire, sul solo prontuario, su questo solo prontuario, quanti prodotti a base di chinino, di china o quello che vogliamo. Ed ora concludiamo con questo articolo. Panorama, 1000 denunce contro Conte, tra cui anche noi. Anche la nostra, che è stata la prima, ricordiamolo. È di sicuro, gli altri hanno pensato bene di copiare. No, il generale Pappalardo non ha copiato. Pappalardo e Taormina lamentavano il fatto che non c'erano abbastanza posti letto per i degenti, per i malati. Ecco. E li hanno denunciati Conte e Company per quella carenza lì, non per il fatto che si sono inventati una malattia fittizia. Troppo bello. Vabbè, adesso finiamo di leggere questo articolo. L'articolo è intitolato Ristrettezze Vaticane. Per la prima volta in 2000 anni. Ma non è possibile. Non è possibile. Non ci credo. Lasciaglielo dire, che questi stanno sempre a piangere miseria, no? Ah, certo, loro lo fanno. È metodico, lo sappiamo. Sputano oro da tutte le parti e piangono miseria. C'era la frase tipica del prete, chiagni e fotti.
Allora, nei tanti dicasteri e uffici che amministrano i soldi della Chiesa, è un turbinio di accuse, rimozioni, mentre i fedeli continuano a versare all'obolo. Adesso hanno versato di meno, soprattutto questi vecchietti che sono morti nei ricoveri. Non credo che siano stati raggiunti per tempo dalla mano protettrice del prete, e quindi fortunatamente per noi sono morti senza lasciare la loro eredità ai preti, e probabilmente avendola lasciata giustamente ai familiari. Il Papa nomina e poi licenzia Libero Milone, chiamato da Deluat come revisore dei conti. E gli ha fregato 7 milioni. Mi pare giusto. Tra ladri, mi sembra strano. Sarebbe stato. Arriva strano. Alessandro, ma giustamente, li frego in continuazione con la promessa del paradiso, di quant'altro, e la Madonna, ogni tanto qualche furbastro trovi il modo di trovare al di sotto delle tonache qualcosa che spenzola lì, capito? Arriva Alessandro Casinis Righini, ma ad interim, perché Francesco sembra ossessionato dai complotti finanziari. È lui che è ossessionato dai complotti finanziari. Non siamo noi che abbiamo i coglioni pieni dei complotti finanziari di queste persone. Così affida il Ministero delle Finanze Vaticane al cardinale Edgar Peña Parra, che però è un in ambasce per l'affare londinese. E allora vedi quanto questi preti sono fiduciosi in Cristo. Loro si preoccupano veramente dei soldi che hanno perso nelle loro sporche speculazioni. Altro su quello, che altro su quello che può giurare. Intervento, capito, risanatore dell'economia. E allora il Papa chiede in prestito ai suoi gesuiti l'uomo della previdenza. Arriva Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della segreteria per l'economia del Vaticano, un altro gesuita, tanto per non fare errori, tanto per non sbagliarsi. È un semplice monsignore che riferisce al segretario di Stato Pietro Parolin, che cerca di ricevere quanto più soldi può dal cardinale Giuseppe Bertello, il sindaco della Città del Vaticano. È il solo che può salvare i conti di Oltretevere, perché da lui dipendono i musei vaticani. Quindi entrate fresche tutti i giorni. Soldi da tutti i giorni. La miniera d'oro del Vaticano. Le visite turistiche a Castel Gandolfo e l'obolo di San Pietro, che però si è più che dimezzato da quando Bergoglio è Papa, passando da 90 milioni a meno di 50, meno male finalmente, e quest'anno si teme a meno di 30. Un altro po' di soldi Guerrero Alves li riceve dallo IOR, ma guarda un po' questo IOR, che a furia di rubare roba in giro, alla fine deve pure pagare sia pure ai gesuiti.
la Banca Vaticana, che si porta ancora dietro la fama sinistra di Marcinkus, ma se lo dovrebbe portare dietro per tutta l'esistenza della razza umana, questa associazione, che dovrebbe versare quest'anno 38 milioni di utili. Lo IOR quest'anno ha comunque 38 milioni di utili, queste povere banche. E altri quattrini potrebbero arrivare dall'APSA, la società immobiliare, dove si è insediato dopo la scandalo londinese un laico, Fabio Gasperini, che affianca il cardinale Nunzio Galantino. Ma l'APSA non ha più una sua contabilità, tutti i soldi, tutti i dati li conosce e li tiene solo Guerrero Alves, divenuto una sorta di curatore fallimentare. E quando affidi a un gesuita il compito di curatore fallimentare, sono dolori. È capace, chiaro, di farti, no? Fallire sul serio. E beh, il curatore fallimentare vuol dire deve cercare di rimediare soldi in giro in qua e là, e oggi non è facile, perché poi è bello questo: quando incomincia a chiedere i soldi senza promettere il paradiso, è perdita di credibilità, capito? Comincia a essere dura. Di credibilità, qui non ti pagano. Il fedele dice: io che faccio? Capito? Guardate, vi faccio vedere un altro personaggio di quelli che ci sono dedicati al recupero dei soldi del Vaticano. Ma poi, sai, gli ha detto male. Michele Sindona. Michele Sindona. Ne parleremo ancora. Ne parleremo ancora. Da anni la gestione d'Oltretevere è in rimessa di 60-70 milioni a esercizio. Entrate 270 milioni, uscite 330. E di certo non per le opere di bene, per la carità si spendono meno di 8 euro ogni 100. Questi caritatevoli personaggi, credo, che ci scassano i coglioni con la pubblicità dell'otto per mille, invitandoci a pagare l'otto per mille, in realtà danno solo l'8% degli incassi che fanno ai poveri. 8 per mille per loro, 8%, la percentuale è quella. Certo, per i poveri, il resto se lo tengono loro. Certo. Quest'anno però nei conti, come detto, c'è una voragine, con le entrate in contrazione del 45%. I musei vaticani non hanno incassato per 4 mesi causa coronavirus. L'opera romana Pellegrinaggi, il potentissimo tour operator del Papa, non ha fatturato, ai fedeli versano molto meno. L'opera romano Pellegrinaggi vanno a chiedere la grazia alla Madonna, ma se uno non gliela va a chiedere, questa non si scomoda, capito? I tre paesi maggiori contributori sono Stati Uniti, Italia e Germania. Ma come, l'Italia subito dopo gli Stati Uniti? Ma quanti soldi ci fregano questi qua?
dagli Stati Uniti le donazioni si sono ridotte di oltre la metà, si sono stufati ovviamente, no? Poi con tutte le cause per pederastia che stanno facendo e che hanno fatto e che hanno distrutto completamente. Hanno dovuto pagare, non mi ricordo se 4 o 5 miliardi di risarcimento danni agli stuprati. Soprattutto la diocesi di Boston. La battaglia che Francesco ha ingaggiato contro Raymond Leo Burke, accusato da Francesco di vivere nel lusso, uno dei quattro cardinali che hanno firmato i dubbia contro l'enciclica papale Amoris Laetitia, ha raffreddato i cattolici americani che ora penalizzano il Vaticano. L'8 per mille in Italia è in forte contrazione e in Germania il gettito verso la Chiesa cattolica si è ridotto del 30%. 2 settimane fa Guerrero Alves è andato dal Papa con conti preoccupanti. Francesco ha chiamato tutti i capi dei dicasteri e ha imposto una sorta di austerità. Tanto lì le austerità sono sempre formali, no? Ricordiamocelo bene, perché i cazzacci loro li fanno in continuazione e li faranno sempre, da 2000 anni in qua. Non si pagano più gli straordinari, non ci saranno assunzioni, anzi, se possibile, si licenzia gli ultimi 5 il mese scorso. Sarebbe molto interessante sentire le chiacchiere dei licenziati, no? Sui retroscena di quegli ambientini così, così corretti, così buoni, così gentili. E si cerca di risparmiare nella gestione degli ospedali, che è stata commissariata già da 4 anni. Quindi gli ospedali di proprietà del Vaticano sono stati commissariati già da 4 anni, dicasi 4, e nessuno Come sapeva nulla. ad esempio il Bambino Gesù, mi credo, no? Non ho capito. Mi sembra anche il Bambino Gesù, no? E tutti. Bambino Gesù è un'eccellenza veramente mondiale, ma questi se giocano tutto con i loro soldi, che gli frega? Perché poi come contraltare, c'è quello cosiddetti frati, che li chiamano i frati, i dermatologi, e Ah, lì è tutto lo scherzo. Vabbè, siamo stati. fate bene, fratelli. Sì, no, non è un fate bene, fratelli. Sì. Quella Fate bene, fratelli, è quello della. dei Monti di Creta è dei fate Tutti i bene, conti di fratelli. Creta, non è di fate bene, fratelli. Sì. No, è di una congrega a parte. Boh. Sì, sono dermatologi. Fate bene, fratelli. C'è solo 2 ospedali qui a Roma. Isola Tiberina e San Pietro. Esatto. Non ci saranno assunzioni, eccetera, eccetera. E si cerca di risparmiare nella gestione degli ospedali che è stata commissariata già da 4 anni. Ma tanto per dirne una, ecco, all'IDI. Ecco, io poi so tutti retroscena, Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, trasformato in centro Covid-19, medici e infermieri minacciano lo sciopero per il taglio degli stipendi. Quindi gli hanno fatti lavorare il doppio se non il triplo e poi gli hanno ridotto lo stipendio. Così siamo a posto. Però c'è stato anche un periodo, io ricordo che vidi una trasmissione in televisione
dove appunto questi qua veramente erano nei guai. Ma il tutto mi pare che fosse dovuto a speculazioni del capo in testa di quell'organizzazione. Ah sì, mi ricordo. Padre De Caminada. Sì, sì, me lo ricordo. È stato una ventina d'anni fa. Aveva un sacco di grilli per la testa e si è buttato via veramente i miliardi. Ora è scoppiata anche la grana Avvenire. Con le parrocchie chiuse, le copie del quotidiano sono crollate e mi fa molto piacere, visto l'abbrivio che aveva preso quel quotidiano. Meno 18,37% in aprile e meno 6,7% su base annua. Calcoliamo comunque che è un quotidiano che da quando ha preso l'abbrivio filo globalista ha visto il crollo totale della tiratura. La campagna che ha fatto perché sotto Covid le chiese rimanessero chiuse e l'appoggio incondizionato al governo Conte, sponsorizzato dal cardinale Pietro Parolin, sono costati parecchio alla CEI. Ci dice che il cardinale di Perugia, Gualtiero Bassetti, che è l'editore del giornale, abbia proposto una sostanziosa liquidazione al direttore Marco Tarquinio. È uno scontro tra umbri. Il giornalista di Assisi subito si è messo in polemica con i vescovi sulla legge anti-omofobia. Guerrero ha cercato di convincere il Papa a fare un po' di economia anche su questo fronte. È ovvio, no? Questo qui lo vogliono licenziare, questo è cominciato a rompere i coglioni. Mi pare che sia normale. Più che sano. Ma Francesco non è disposto a rinunciare ai media, e c'ha ragione. Sono sempre stati abituati a trattare coi media e a truffare i creduloni attraverso i media. Anzi, no, ricordiamoci una cosa importante, che Guglielmo Marconi, a proposito di media, è stato molto sponsorizzato dal Vaticano all'epoca, tant'è che noi ci abbiamo ancora oggi qua a Ponte Galeria la Radio Vaticana che irradia onde elettromagnetiche nel raggio di una decina di chilometri in tutte le borgate romane o paesi limitrofi. Questo per dire che anche il Vaticano ha sempre creduto nell'evoluzione scientifica della comunicazione e quindi eccolo lì, ha sempre appoggiato tutti i vari media e quindi ci mancherebbe che non facesse altrettanto con i giornali. Ma ti immagini, ma certo, se chiudono la comunicazione è fatta. Ma Francesco non è disposto a rinunciare ai media. Anzi, in Vaticano c'è chi sussurra che il Papa vorrebbe guidare una chiesa in povertà e sta pensando a una patrimoniale da mettere su tutte le proprietà degli ordini religiosi. È la volta che ci sarà un'altra riforma, ma di quelle toste. Se vai a portare i soldi agli ordini religiosi. La prossima riforma sarà la riforma dell'annullamento della religione superstizione religiosa cattolica in generale. Quindi è la fine, la riforma definitiva. Ma adesso li vedremo. In ogni caso, questo fatto che lui voglia spogliare i ricchissimi ordini, che sono politica vera e propria, sono organizzazioni politiche, non parliamo solo dei gesuiti, è questo fatto
è già di per sé qualcosa di molto, ma molto preoccupante. Ricordiamo che ci sono fior di ordini ridotti a diecine di adepti, i quali però si trovano a dover gestire un'infinità di immobili, case, abitazioni, immobili, castelli, cattedrali, abbazie. E sono tutti soldi che arrivano, che si spartiscono quei 10, 20, 30 persone. L'alternativa è che dall'Italia arrivi un sostanzioso contributo, dall'Italia, dal popolo italiano, arrivi un sostanzioso contributo oltre a quelli che arrivano giornalmente per vie molto traverse. Il cardinale Parolin ha telefonato spesso in questi mesi al suo ex allievo di Villa Nazareth, Giuseppe Conte, per sbloccare i musei vaticani e per dilazionare le poche tasse che il Vaticano paga. Sono meno di 12 milioni, tu lo sai bene, Orazio. Sappiamo, sappiamo. Il Vaticano paga meno di 17 milioni. Non paga neppure la monnezza. Esatto. Ma di tutto. Avrebbe proposto una sorta di recovery fund per Oltretevere. Anche perché il Papa ha spostato l'incasso dell'obolo di San Pietro dal 29 giugno al 4 ottobre, festa di San Francesco. Vedi, fanno sempre coincidere con le feste. Qui è tutta una festa, hai capito? No, meglio, di festini, non di feste, festini. Certo, festini, festacci. Pestacci loro. Perciò, acqua santa a parte, il Vaticano sono a corto di liquidi. Acqua santa a parte. Va bene? E con questo io chiuderei, perché di cose da dire ne abbiamo dette tante. L'importanza dell'ossequio dell'attuale presidente di questo consiglio sgangherato nei confronti di Parolin, che conferma ulteriormente essere questo Conte stato imposto dalla politica interna del cosiddetto sacro soglio. Certamente. E non si spiegherebbe nient'altro. È la seconda volta che il giornalista che scrive questi articoli bellissimi sulle disgrazie del Vaticano ci ricorda che l'attuale presidente della Repubblica, della consiglio, del cosiddetto governo, che non si è presentato alle elezioni, che non è stato eletto, è però presidente del Consiglio dei Ministri, posto che ci sia un consiglio, perché noi vediamo alla televisione. No, è lui che fa le leggi, è lui che fa le leggi. È solo le apparizioni. Le leggi le fanno in Vaticano, le fanno a Villa Triste, le fanno. Come vuoi che la faccio? Dice Villa Nazareth, Villa Triste, cazzo! Dimmi, altro che Villa Nazareth, capito? Villa Triste, sappiamo cos'era. Vabbè, era Milano Villa Triste. E il detentore di Villa Triste l'hanno poi pure fucilato, quindi insomma. Speriamo che lo stesso destino non capiti così inopinatamente al presidente Conte. Va bene, dai, chiudiamo, perché io sono stanco morto. Bene, anch'io questo caldo mi ha piuttosto scoglionato. In ogni caso, siamo qui. Oggi ho montato, no, sono tre giorni che sto montando
la cucina, tutti i mobili della cucina al mio inquilino. Ah, pure? Sì, ho messo a fuoco appunto il forno a microonde, non a microonde, il piano cottura, tutto. Ho finito un'ora fa, un'ora e mezza fa. E poi con il rischio che bruci il paglione in ogni caso. No, sto attento. Vabbè. Va bene. Alla prossima. Ci sentiamo presto. Alla prossima, io sto sempre qui. Ciao. Chiudi. Chiudi anche te. Chiudiamo. Allora, primo passo lo facciamo qui.